10 cose essenziali sul tuo sito. Essenziali per chi ha un sito o una pagina di vendita. Prima cosa, fare vedere che ci sono altre persone. Le persone comprano se vedono altre facce, va bene? Quindi caricate sul vostro sito. Avete presente quando vedi tipo i ristoranti o i saloni di bellezza? Vedi le foto e non c'è mai nessuno. Io a volte vado su TripAdvisor così vedo le foto ed è sempre vuoto. No, preoccupati che sul tuo sito si vedano persone. E preoccupati anche, preoccupati di far sapere quanti clienti hai. Quanti clienti hai servito. Tipo un errore che vedo in tanti siti è che tu entri e non c'è scritto, non so, più di 20.000, noi in Marketing Genius ce l'abbiamo scritto, più di 20.000 membri. Perché uno dice, wow, no, non sono da solo. La gente ha paura di provare cose nuove. Le persone non comprano perché hanno paura. Hanno paura di ricevere un brutto servizio, hanno paura di fare la scelta sbagliata, hanno paura di quello che ti succede dopo, hanno paura di non poter parlare con qualcuno, hanno paura. Se vedono che l'hanno già fatto altre persone, c'è un po' questa cosa della pecora, no? Cioè, seguono il gregge. È così. Quindi scrivete che... Sul vostro sito scrivete quanti clienti avete servito, mettete foto nella gallery, per esempio, potete mettere foto dei vostri clienti, video di voi che lavorate, più cose possibili per far vedere che ci sono altre persone che l'hanno già fatto, va bene? Due, mostrare esclusività, quindi queste due qui sono fondamentali, esclusività e superiorità, cioè le persone non comprano un prodotto mediocre, lo volete capire? Anche se non sei il migliore, è brutto dirlo, ma devi... comportarti come se fossi il migliore. Perché immaginati che io vendo un prodotto e dico, ma questo qui è mediocre, dai, no? Vieni nel mio salone di bellezza, è carino. No! È ultra esclusivo, i materiali sono top, abbiamo messo il miglior design, le migliori decorazioni, scrivere tutto, esclusività e superiorità. Scrivere, abbiamo i migliori materiali, abbiamo solo prodotti 100% biologici, abbiamo solo roba testata, abbiamo solo roba con formula testata. Cioè mostrare che è esclusivo e superiore. E non è mentire, non mentite mai, però io vedo persone che hanno dei business straordinari e non lo scrivono, hanno dei prodotti straordinari e non lo scrivono, mostrate la vostra superiorità. Dire sempre la verità ma dirla 100 volte, questo è anche importante, va bene? Che in altre parole significa martellare, va bene? Sì, perché se tu sei il migliore lo devi dire 100 volte, va bene? C'è quella cosa che dicono una bugia detta tante volte diventa una verità, no? E invece vi dico che una verità detta tante volte diventano soldi. È vero. Quindi se voi avete... Se voi siete i migliori nella vostra città, se voi siete i migliori ovunque, scrivetelo 100.000 volte. Siamo i numeri uno, ditelo che siete i numeri uno. Regola numero uno del successo, nessuno saprà del tuo successo se tu non glielo dici. Mostra dati e statistiche, usa il numero 7, questo qui è interessante nei prezzi. Hanno visto che le persone comprano di più quando c'è il 97, il 107, insomma il numero 7, non 99, 97. Educa le persone sul tuo prodotto o servizio, l'abbiamo già detto, è importante. Nel tuo sito magari devi spiegare alle persone come usarlo, come funziona e tutto. Guadagna la loro fiducia, questo qui è fondamentale, va bene? Cioè devi mettere una cosa decisiva che avevo visto in un e-commerce che ha fatto i milioni, è che loro in alto appena entravi nel sito c'era il numero da chiamare. Potentissimo, quindi rendi evidenti i tuoi contatti. Le persone non comprano perché hanno paura. Se invece sanno che c'è la chat o c'è un numero da chiamare bello grande, con Riccardo l'avevamo fatto, Riccardo è un e-commerce, è il re del guanto, magari lo conoscete, famoso, gli ha detto, Riccardo, prima cosa che devi fare, metti grande così il tuo numero sul sito. Perché uno che compra online ha paura, o uno che entra su un sito ha paura, vuole degli esseri umani con cui parlare. Metti il numero grande, metti i tuoi contatti grandi, fai vedere a tutti che ci sei. Così guadagna la loro fiducia. Metti le domande frequenti, sono molto utili. Le domande frequenti in realtà non servono. La cosa interessante è che le persone pensano che le domande frequenti servono per rispondere alle domande frequenti. Non è vero. Le domande frequenti per me servono per far vedere che ne sai, che sei un esperto. Quindi le domande frequenti non è che la gente le legge perché ha dei dubbi, le legge per andare a vedere. Vanno a vedere e dicono, minchia, ma questo qui ne sa di brutto, no? E mostri la tua preparazione, mostri che sei un genio. E la gente vuole comprare da chi è professionale e ne sa. Quindi servono essenzialmente per millantare le FAQ, no? Domande frequenti. Frequenza, quindi martella all'infinito, e poi meno click possibili per pagare e fare azione. Quindi, se uno va a comprare sul tuo sito, fai in modo che non ci siano 20 carrelli, tipo clicca qui, poi vai a fare il checkout, poi vai a fare... No, meno click ci sono e meglio è. Va bene? Meglio click ci sono e meglio è. Grazie per aver visto questo video, fammi sapere se ti è piaciuto e mi raccomando, continua a seguirmi su Facebook, YouTube e Instagram per nuovi contenuti ogni giorno. E a proposito, se ti interessa il mondo del marketing digitale, se ti interessano questi argomenti e vuoi capire come metterti in azione, ho preparato un webinar di 2 ore dove ti spiego passo dopo passo
tutte le migliori strategie di marketing online per chi parte completamente da zero e vuole capire come costruire un business online, e anche per chi ha già la propria attività e ha bisogno di più contatti, ha bisogno di aumentare le vendite e alzare i fatturati attraverso strategie di marketing pratiche. Tutto quello che devi fare è cliccare sul link, l'ho lasciato qui in descrizione, ovunque tu stia guardando questo video, e iscriverti alla mia lezione dal vivo sul marketing online. Ti mando un abbraccio grande e ci vediamo prestissimo.